Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento su Black Clover. Lo commenti anche tu. Finalmente il primo episodio della serie animata è andato in onda e possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di come sia stato realizzato. Innanzitutto, nella sequenza di apertura, possiamo vedere che a differenza del manga, ci viene mostrato il momento in cui Asta e Yuno vennero trovati. Nel manga tutto questo ci viene solo narrato, nell'anime invece possiamo vedere questo inserto originale. La leggenda dell'imperatore magico non ci è stata ancora narrata, l'anime è realizzato dallo studio Pierrot, lo stesso che ha realizzato l'anime di Naruto. Abbiamo potuto vedere quindi che l'apertura della storia è stata diversificata. Anziché aprirlo come l'anime di Naruto con la leggenda del quarto Kage che salvò il villaggio della foglia dalla minaccia della volpe a nove code, Black Clover non si apre con la leggenda dell'imperatore magico che salva l'umanità dalla bestia demoniaca, ma si apre con un inserto originale. Asta, a differenza di Yuno, ci viene presentato come un personaggio molto vivace. Possiamo notare infatti sin da subito da una parte la vivacità di Asta e la sua volontà incrollabile e dall'altra la tranquillità di Yuno. Entrambi sono due personaggi molto forti, entrambi però in cose diverse. Asta purtroppo non riesce a usare l'energia magica, nonostante tutto però è molto forte nelle tecniche fisiche che non richiedono l'uso della magia. Yuno invece è incredibilmente portato nell'uso della magia. Entrambi coltivano il sogno di diventare imperatori magici. Asta però per questo sogno viene deriso da tutti e viene trattato come uno stupido che non sa quello che dice. Yuno invece è molto acclamato e il villaggio crede in lui. A migliorare la situazione per Yuno e a peggiorarla per Asta vi è la cerimonia dell'assegnazione dei grimori. Ogni abitante del villaggio all'età di 15 anni riceve un grimorio. Questo libro permette loro di sviluppare determinate tecniche di magia. Purtroppo Asta non riceve il suo e questo fattore lo rende ancora più ridicolo agli occhi di tutti, soprattutto perché Asta vuole diventare imperatore magico, mentre Yuno riceve il grimorio con 4 foglie, un grimorio molto raro. Anche il leggendario imperatore magico ne aveva uno con 4 foglie e questa assegnazione fa impazzire il villaggio. Yuno davvero potrebbe diventare imperatore magico, mentre Asta è solo un personaggio ridicolo che non riesce a capire quando smettere di sognare. Iscriviti al canale Fandom. Tanti video, notizie, commenti e teorie. A vedere l'episodio sembra che Yuno si prenda a gioco di Asta, che non lo reputi alla sua altezza. Al contrario, Yuno lo reputa il suo rivale perché sa di cosa è capace Asta. Già in questo episodio abbiamo visto un piccolo flashback di cosa è accaduto tra i due da bambini e questa storia verrà narrata in modo integrale nel prossimo episodio. Quando Yuno alla cerimonia di assegnazione del grimorio risponde ad Asta che è impossibile che lui possa diventare imperatore magico, non lo dice perché pensa che Asta sia un incapace, ma lo dice solamente perché lui vuole diventarlo prima dell'amico. Infatti poi abbiamo visto Asta perdere fiducia in se stesso per un istante quando il ladro lo avvolge nelle catene. All'inizio Asta era venuto per salvare Yuno, ma quando il ladro gli rivela la verità, che scopre grazie alla sua abilità con le catene, ovvero che lui non esiste un briciolo di energia magica, Asta trova risposta al perché durante la cerimonia di assegnazione dei grimori nessun grimorio lo abbia raggiunto. Comprende così che nonostante i suoi sforzi non riuscirà mai ad utilizzare la magia, quindi comincia a dubitare delle sue capacità. Quando però comprende che Yuno crede in lui e che lo reputi il suo rivale, succede qualcosa di particolare che segnerà la svolta dell'intera storia. Asta dimostra di avere una grande forza di volontà, nonostante non possiede l'energia magica, non smette di credere ai suoi sogni e tutto ciò fa scattare qualcosa. Il grimorio dalle 5 foglie nere si materializza di fronte ad Asta. Le prime 3 foglie rappresentano lealtà, speranza e amore. Nella 4ª foglia risiede la fortuna e nella 5ª c'è un demone. Con queste parole l'episodio termina e questo è l'inizio dell'anime di Black Clover. Una storia che sta conquistando il mondo. La cosa più fastidiosa dell'intero episodio è stato il doppiaggio originale di Asta, un continuo urlare per 20 minuti di episodio. Sinceramente l'abbiamo trovato un po' pesante e speriamo che nel prossimo episodio il doppiaggio migliorerà. Speriamo che se un giorno la serie arriverà in Italia, che verrà doppiato meglio.
Un bel inizio quindi per una serie che promette bene. In questo episodio iniziale non c'è stata la opening, probabilmente la vedremo dal prossimo episodio. Inoltre, il primo episodio non ci ha ancora nemmeno mostrato il primo capitolo per intero. Il primo capitolo del manga è molto lungo e a quanto pare è stato suddiviso nel primo e nel secondo episodio dell'anime. Nel prossimo episodio dell'anime vedremo di cosa sarà capace Asta grazie al suo grimorio e assisteremo alla promessa tra i due migliori amici. Inizia l'avventura di Yuna e Asta per diventare Imperatore Magico! Eccoci giunti alla fine di questo video. Vi ringraziamo per averlo visto. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividetelo con un amico che segue le avventure di Asta leggendo Black Clover. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi caricamenti iscrivetevi al canale e seguiteci su Telegram, Twitter, Instagram e sulla pagina Facebook. Alla prossima!